Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TVCity. In apertura la possibile ripartenza per il settore matrimoni. Fra pochi giorni il governo dovrebbe decidere il via libera agli eventi. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris questa mattina a Torre del Greco in zona Camaldoli per mostrare un'intera area bonificata dai rifiuti. Domani ad Ercolano l'inaugurazione del centro antiviolenza con la partecipazione del ministro Bonetti. Ne abbiamo parlato con il sindaco Ciro Buonaiuto. Spazio poi alla cronaca con il brutale omicidio di una giovane madre napoletana pestata a morte e poi data alle fiamme. In chiusura il messaggio del segretario dell'Orsa Angelo Ciccone: inaccettabile morire ancora sul lavoro. Questo ed altro. Guardiamo i servizi. Presto via libera per matrimoni ed eventi. Nei prossimi giorni potrebbe esserci una concreta ripartenza per il comparto dei matrimoni, ma ancora oggi non sussiste una data certa. Attualmente, però, quest'ultima sembra essere sempre più vicina e potrebbe portare alla ripresa del settore già dal mese prossimo. A dare speranza è il ministro Maria Stella Gelmini che, postando un video sul suo profilo Instagram, ha dichiarato: «Voglio dare una risposta pubblica alle tante sollecitazioni che ho ricevuto rispetto al futuro del wedding. Sappiate che la preoccupazione degli operatori, ma anche di tanti sposi che non vedono l'ora di fissare la data del proprio matrimonio e poterlo festeggiare, è anche una mia preoccupazione». La settimana scorsa ho incontrato alcuni rappresentanti di Federmappe Assoeventi, spiega la Gelmini. Ho potuto constatare la bontà dei protocolli che avete suggerito al governo per garantire il distanziamento e festeggiare i matrimoni in maniera sicura. Sarà mio compito, nel check che il governo farà a metà maggio, sulla base dei contagi e dell'andamento delle vaccinazioni, contribuire a definire una data dalla quale il settore wedding possa ripartire. Basta con le feste abusive e gli assembramenti, ribadisce il ministro. Servono regole chiare. Occorre consentire a questo importante settore di tornare ad operare. Stando alle prime indiscrezioni, l'ipotetica data di ripartenza sarebbe fissata a metà giugno, a partire dal 15 del mese. Le linee guida per i festeggiamenti sono già state stabilite e prevedono rigide regole di distanziamento. Bisognerà riorganizzare gli spazi e indossare la mascherina ogni volta che si lascia il proprio tavolo. Non sarà possibile usufruire del consueto buffet e ai commensali sarà vietato toccare il cibo esposto che potrà essere somministrato soltanto dal personale incaricato. Tutto dipenderà dall'andamento dei contagi. Tra poche settimane il governo valuterà l'impatto delle nuove misure e in quell'occasione si deciderà il futuro del wedding, così come della presunta abolizione del coprifuoco. Bonifica a Torre del Greco. Il sindaco della città metropolitana di Napoli, Luigi De Magistris, questa mattina era nella città del Corallo per mostrare i risultati di un intervento svolto in collaborazione con la società Sapna. Il primo cittadino si trovava in zona Camaldoli, in uno spazio che fino a pochi giorni fa era adibito al deposito indiscriminato di balle di rifiuti. Cumuli di ogni tipo a pochi passi dal centro abitato e dal verde del Vesuvio. Oggi il luogo è stato interamente bonificato e De Magistris, con un video su Facebook, mostra i risultati dell'intervento. Ci troviamo a Torre del Greco. Questo sito recentemente è stato liberato da tutte le balle di rifiuti dalla società Sapna di città metropolitana di cui sono sindaco. Qua dal 2005 sino a poco tempo fa erano depositate le balle che all'epoca dell'emergenza rifiuti non riuscivano a essere smaltite dagli impianti, addirittura per un periodo ci sono state in quell'altra zona, siamo nel cuore della città, i rifiuti tal quale, a dimostrazione che come città metropolitana stiamo facendo un grande lavoro. Racconteremo nei prossimi giorni anche di Terzigno, di Chiaiano. Ci tengo subito a precisare che questo non ha nulla a che vedere con la raccolta dei rifiuti, perché passando da Torre del Greco, ahimè,
ho visto tanti rifiuti per strada. Quella non è la competenza della città metropolitana, ma come sappiamo di ogni comune. Qua siamo orgogliosi, grazie ai lavoratori di Sappna, grazie alla società, si è fatto davvero un lavoro importante a dimostrazione di quanti passi in avanti Napoli e la città metropolitana hanno fatto in questi anni. Domani alle ore 16 verrà inaugurato ad Ercolano il centro antiviolenza Annabella Cozzolino nei locali comunali di via Marconi. Il sindaco Ciro Buonaiuto, in collegamento con i nostri studi, ha spiegato gli obiettivi e lo spirito che guida l'iniziativa. Aprire un centro antiviolenza significa comunicare a tutta la città che noi ci siamo, perché vede, la violenza sulle donne non è soltanto la violenza fisica, cioè quella violenza che si percepisce. La violenza sulle donne spesso è una violenza psicologica subdola che non si percepisce. Il vero obiettivo della mia amministrazione non è soltanto aprire un centro antiviolenza e raccogliere le testimonianze delle donne che hanno sofferto. Il vero obiettivo della mia amministrazione è quello di sensibilizzare tutte le giovani donne della mia città rispetto a un tema delicato. Tante volte non vengono denunciate le violenze, non a causa della paura, ma perché non vengono percepite come tali. In una città come Ercolano, dove purtroppo il disagio condiziona la vita quotidiana di tante famiglie, la donna non percepisce di aver subito violenza psicologica perché è abituata a vedere la madre essere trattata così, e a sua volta la madre è abituata a vedere la propria madre essere stata trattata così. Qual è l'effettiva funzione di questo centro antiviolenza? Come si approccerà alla cittadinanza, alle persone che hanno bisogno? Innanzitutto andremo nelle scuole a spiegare che c'è un luogo dove potranno essere accolti tutti, accolte tutte le ragazze. E poi ci affideremo alle parrocchie, perché spesso quello che si dice nell'intimità, nell'intimità con il parroco non si dice all'amica o all'amico. Noi vogliamo creare un luogo di libertà dove le nostre ragazze possono venire a raccontare anche un fatto che non è considerato da loro violenza, perché spesso è così. Vede, e la mia è una provocazione, spesso anche nelle famiglie benestanti c'è un modo di dire: cara moglie, che lavori a fare? Non basta il mio stipendio? Quella è la più violenta forma di condizionamento che possa esserci. All'evento inaugurale parteciperanno rappresentanti delle istituzioni nazionali e comunali, insieme alle forze dell'ordine attive sul territorio. Parteciperà il ministro Elena Bonetti, il ministro della famiglia e delle pari opportunità, parteciperà sua eccellenza il signor prefetto, parteciperà sua eccellenza il questore, parteciperanno i vertici dell'Arma, della Guardia di Finanza e tutte le forze dell'ordine. Perché il significato che dobbiamo dare è unico, quello che non soltanto grazie alle forze dell'ordine riusciamo ad acciuffare i farabutti, ma soprattutto grazie alla politica sana, alla politica bella, alla politica che ha voluto il Family Act per stare accanto alle famiglie, noi cerchiamo di lavorare, come ha detto lei, sulla causa, ovvero sul disagio sociale. Una giovane 33enne è stata uccisa ieri pomeriggio a San Paolo Belsito e oggi, fanno sapere i carabinieri, un 36enne è stato fermato su disposizione della procura di Nola. Il cadavere semicarbonizzato di Ilenia Lombardo, giovane mamma, è stato trovato nella serata di ieri in un'abitazione di via Ferdinando Scala. L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio di ieri, quando alcuni vicini di casa della donna hanno visto del fumo uscire dal suo appartamento e hanno allertato le forze dell'ordine. La donna era originaria della provincia di Avellino e da un anno e mezzo si era trasferita nel napoletano, dove lavorava come badante. La giovane sarebbe stata picchiata, come sembrerebbero confermare alcune tracce di sangue rinvenute nell'appartamento, e poi divorata dalle fiamme dalla cintola in su in un incendio che sembrerebbe avere natura dolosa. Le indagini sono in corso da parte dei militari della compagnia di Nola. Un uomo di 36 anni è stato fermato, mentre si continua ad indagare sui rapporti e sulle relazioni della donna. Ancora dolore nel mondo del lavoro per il dramma di Luana, madre 22enne di Prato, morta in fabbrica.
duro l'intervento del segretario nazionale del sindacato Orsa, Angelo Ciccone, riguardo le tante tragedie che continuano a ripetersi sui luoghi di lavoro. Ci accorgiamo che si muore ancora nei posti di lavoro per la mancanza delle applicazioni per quanto riguarda le misure di sicurezza. Questo non è qualcosa di accettabile. Si esce di casa per portare a casa qualcosa da poter soddisfare le esigenze di chi sta a casa. E vedere che è frequente che portiamo una media molto alta, addirittura di numero 3 morti bianche al giorno, è veramente qualcosa che offende quello che è uno Stato di diritto. Non è possibile vedere cadere ancora una volta una ragazza di 22 anni, una madre che naturalmente lascia il proprio figlio per andarsi a guadagnare la propria pagnotta per poter cercare di portare avanti il proprio figlio. È inaccettabile e tutti ci accorgiamo quanto ancora una volta ne cade un'altra vittima, a quota 150, poi a quota 200, ma gli appelli servono a ben poco. Bisogna giustamente mettere in campo la questione controlli, che da anni si sta denunciando, che sarebbe quella naturalmente di intensificare i controlli nei luoghi di lavoro. Unitamente insieme bisogna verificare periodicamente se i datori di lavoro sono a norma, e noi sappiamo bene che nel nostro paese tantissime industrie non sono a norme, e quindi ecco qual è il prezzo che paghiamo, un prezzo molto alto, che perdiamo lavoratori e lavoratrici, e in questo modo oggi veramente c'è qualcosa da farci riflettere. La sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema che parte da lontano, rimane attualissimo, ma purtroppo, nostro malgrado, vediamo che in tantissimi datori di lavoro non sono a norma per nessun motivo al mondo. E con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro TG. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete contattare la nostra redazione inviando un'email all'indirizzo redazione@tvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. Arrivederci a domani.